Parliamo di quei personaggi che comunque hanno dato un contributo alla conoscenza. Ci può essere l'Omino Viscotti, il quale l'Omino Viscotti veniva a Ischia da sempre. È stato lei a presentare a Visconti? Ah, il fatto di Helmut. Helmut era un ragazzo che era venuto di Salisburgo, il figlio di albergatori, faceva la scuola alberghiera a Losanna. E quindi stavo in vacanza, dovevo portargli dei disegni e delle cose e dovevo andare a Volterra. Helmut mi disse: senti, ti accompagno. Hanno visto per accompagnare me, non per conoscere Visconti, forse non sapevo neanche chi fosse Visconti probabilmente. Helmut Steinberger divenne poi Helmut Berger. Sofia Loren. Sofia Loren era anche un abitué di Ischia e c'era in quell'epoca un gruppo dove c'era una ragazza che cantava e che allora il nome di questa ragazza era Baby Gate, che poi abbiamo scoperto che era Nina, la grande Nina. Grazie, abbiamo fatto un viaggio in pochi minuti, ma abbiamo conosciuto quest'isola, l'essenza di quest'isola grazie a questa interpretazione, a questo racconto. Signor Gennaro, da questo locale è passato il bel mondo dei libri, dell'arte, del cinema. Sono passati i più grandi, per esempio come Sofia Loren, era di casa, grande. Che mangiava? Sofia Loren gli piacevano molto gli spaghetti a vongole. E io gliele ho portate in tutta Ischia, perché la sorella della Sofia, perché tramite la signora Maria, è venuta qui al ristorante. Due volte, poi lavorava qui a Ischia, poi è venuto Tom Cruise, quindi la signora Kidman, tutte le donne, erano 15 persone, la Kidman è stata molto simpatica, allora ha detto vicino a Gennaro, dice Gennaro mi ha messo la mano sulla spalla, e siamo andati in cucina, ha detto Gennaro, let's go in kitchen. E io, poi è venuto Julio Iglesias, grande, si è voluto sedere qui dentro. Che ha mangiato? Ha mangiato dei calamaretti che io vado a prendere alla pranza di Procida e anche qui a Ischia. E poi hanno mangiato linguine all'astice. E hanno mangiato una bella insalata di mare, come noi la facciamo vedere anche qui. E com'è finita? È finita che si è alzato, abbiamo cantato con un po' di musica, la chitarra è fatto venire e io cantavo pensami tanto tanto intensamente e lui mi rispondeva. Bravo, che meraviglia Iglesias. Ma veniamo un attimo al re, insomma uno dei principi della cucina ischitana, famoso coniglio. Famoso coniglio. Perché è famoso? Perché è diventato così celebre? È diventato così celebre perché questi conigli li fanno i contadini. Prima di tutti i contadini, e loro ci hanno insegnato come mangiarli e come cucinarli. Cioè, come lo cuciniamo? Prendiamo l'olio in una padella e l'olio deve diventare molto bollente. Poi si prende il coniglio, si ci mette dentro, si lascia rosolare 10 minuti così, si ci mette l'aglio. Poi si ci mette un po' di pomodorini, io uso sempre basilico, vede, e prezzemolo insieme. Ma è una variante sua o è proprio questa la ricetta? La ricetta mettono solo
prezzemolo, ma io aggiungo sempre un pochino di basilico. Una licenza. Tagliato, e poi anche un po' di peperoncino. Che non guasta. Che non guasta. E poi viene tutto insieme, viene un pochino, aggiungiamo, mentre rosoliamo aggiungiamo un po' di vino, lo chiudiamo due minuti. Bianco? Bianco, un po' di vino bianco. Coniglio all'ischitano. Coniglio all'ischitano. Questo invece? Questa è una mia ricetta, io l'ho chiamata, per non dire sempre Gennaro, l'ho chiamata alla casa. Ed è fatta la padella, olio sempre bollente, si prendono le vongole, si ci mettono lì, si lasciano aprire. Appena aperto si aggiunge gamberetti, un'altra giratina, asparagi, un'altra giratina, porcini e poi pomodorini. Il tutto si gira, si lascia cuocere un 7-8 minuti, si scola la pasta, si ci mette dentro e si salta. Un pizzico di prezzemolo che abbiamo così, come noi facciamo sempre, un pizzico di prezzemolo a pioggia e lo serviamo al pubblico. E buon appetito! E buon appetito! Signora, buonasera! Grazie, ma hai fatto una figa, sono bella! Beh, ma come siete belli? Fatemi la mano! Quanti siete qua? Quanti siete? Io non lo so! Mille otto! Vedi, mi sono sposata a 55 anni e ne so che c'è un caso. Ma non lei... abito qua! Ma non sta a Monopoli? Non devo domandare gli altri, signora... Ma lei dove abita? Io abito a Striano, provincia di Napoli. Ma viene qui in vacanza? Sono da casa mia. Ah, ma la casa da... Lecce, però l'ho rimodernata, prima era una cantina, poi anche un altro... E se fai la foto per... No! Ma al mare, c'è andato al mare. Dove vado? E ce l'ha qua sotto! Tengo 80 anni! Perché a 80 anni non si va al mare! No, ma amore, non mi tengo mancare! Buono pane, borgo di circa 1800 anni, qui proprio in collina, nel territorio di Varano d'Ustria. E siamo venuti a incontrare il signor Michele. Allora, signor Michele, vediamo un attimo. Che misura porta? Sì. Che taglia? È un 1,78. Sì, no, ma come... misura... Large, extra large. Perché? Perché questa scaccia? Perché lui fa... Il pane. Fa il pane per, a dimostrazione che lo sa fare bene, eccolo qua. Dunque, ma questa che cos'è? Ma questo è il forno? No. Ah, questa è una vecchia cucina. Una vecchia cucina? Ma qui ci sono i coniglietti. Ma quanti conigli ci sono? Prima ce n'erano in più, adesso sono... Quello sono di via. Sono uscito. Ah, scatto un attimo. Bene, meglio di per andare, qui fanno il famoso coniglio a dischitana, hanno capito che non è aria. Allora andiamo al forno. Andiamo. Ma è spento? Si accende verso le 11:30, sì. Alla sera? Dalle 11:30? Fino alle 9 lavora sempre. E quando è che chiudete? All'1 del giorno. Il pane è bianco? Non è una specialità? Sì, sì. Quanti siete qui i tornei? Al Buonopane adesso sono io. Quindi l'unico Buonopane è quello di Michele. Sì. Quindi chi deve mangiare, con lei non litiga mai nessuno. No. Perché sennò il pane... No, non mangio. Poi invece, qual è la particolarità di questo pane? Faccio vedere. Perché è fatto a legno. Sì. La grandezza è questa. Questo sono da un chilo, poi c'è mezzo chilo. Ma la notte quando lei non si annoia, non si addormenta? No, sempre sveglio, sempre no. Ma vengono anche turisti dal mare? Sì. La notte? La notte. I ragazzi vengono qui? Vengono a prendere il pane, dopo la discoteca vengono a mangiare il pane qui di Michele? Sì. Che si fa qui in paese? Come si vive? Si vive un po' di turismo, un po' in campagna. Quindi qui siamo... Arrangiamo. Vi arrangiate? Appunto un po' di turisti che vengono, sicuramente sì. Che erano un po' di movimento. Vengono qui, si fanno gli affettati? Come no? Fanno pane e salame, pane e pomodoro. Chi dovesse venire a Ischia in questo periodo, più avanti?
non deve trascurare una visita qui a Bonomani, c'è anche una chiesetta, sì. Poi tanti vigoletti, e poi ho visto, io prima ho chiesto dov'era un bar per andare a prendere un tè. A Bonomani. A Bonomani, e invece è arrivata una signora col tè. Vicino a casa. E non è che l'hanno fatto perché ero io, lo fanno normalmente. Normalmente. C'è tanta ospitalità. Sì. Grazie. Arrivederci, veramente simpatico Michele, continui in questa tradizione. Sfami, grazie, sfami grazie. Davvero.